Buonasera, mezzanotte, 35 minuti, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo con la visita di Matteo Renzi in Germania. I punti che ci uniscono sono di più di quelli che ci dividono. Così il Premier al termine dell'incontro a Berlino con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Merkel che ha elogiato il lavoro del governo italiano, ma ha anche ricordato che in tema di immigrazione è urgente un accordo sulla Turchia. Sintonie e toni amichevoli, ma sulle due questioni centrali, fondi alla Turchia e una maggiore flessibilità sui conti, l'accordo tra Matteo Renzi ed Angela Merkel non è arrivato. La cancelliera tedesca in conferenza stampa ha subito chiarito che la collaborazione con la Turchia, aiuti economici per frenare il flusso dei migranti, va sbloccato con urgenza nell'interesse di tutti, mentre per il Premier la Commissione europea ancora non risponde alla richiesta italiana di non calcolare il contributo di 300 milioni nel patto di stabilità. Non vogliamo cambiare le regole, ha spiegato Renzi, ma la flessibilità era una condizione per l'elezione del presidente della Commissione, Juncker. Io non ho cambiato idea, spero che non lo abbia fatto Juncker. Non mi mischio in queste cose, è compito della Commissione europea decidere l'interpretazione, è stato però il commento gelido di Merkel. L'intesa tra Berlino e Roma, se è mancata sui fatti concreti, è invece completa sulle intenzioni politiche, lotta alla disoccupazione e al populismo anti-europeista. In questo senso entrambi i paesi faranno di tutto per convincere la Gran Bretagna a restare nell'Unione Europea. Quanto al problema epocale dell'immigrazione, Renzi ha voluto rassicurare l'opinione pubblica tedesca. Se in passato ci sono state procedure difficili, oggi, grazie al lavoro della Polizia italiana, siamo al 100% nella registrazione delle impronte digitali e dei riconoscimenti facciali per i migranti. Al termine dell'incontro con i giornalisti è stata poi annunciata l'intenzione di organizzare una conferenza per rafforzare la cooperazione economica bilaterale Italia-Germania. Le nostre economie sono molto vicine, ha detto Renzi. Negli ultimi mesi del 2015 l'import dei prodotti tedeschi in Italia è aumentato del 7%. E intanto c'è chi vuole la fine di Schengen, dell'euro e dell'Unione Europea. Sono i partiti della destra euroscettica che si sono riuniti a Milano in una convention organizzata da Matteo Salvini. Marine Le Pen è stata protagonista della riunione. Siamo i difensori della sovranità nazionale, ha detto il presidente del Front National francese, che ha avvertito il futuro è nostro. L'olandese Geert Wilders ha lanciato messaggi contro l'Islam e l'immigrazione di massa. Dobbiamo chiudere i confini, ha detto Wilders. Sono 8 i partiti che a Bruxelles fanno parte del gruppo parlamentare ENF, Europa delle Nazioni e della Libertà, e che pensano a un'Europa senza euro né istituzioni comuni. Torniamo in Italia, domani sarà il giorno del Family Day, la manifestazione statica che a Roma prenderà vita al Circo Massimo. Secondo gli organizzatori ci saranno più di 1 milione di persone a protestare contro la legge sulle unioni civili. L'obiettivo è il ritiro della proposta di legge oggi in Parlamento, inaccettabile e inemendabile. Dicono così gli organizzatori del Family Day, la manifestazione contro i matrimoni omosessuali prevista al Circo Massimo di Roma. Saremo 1 milione, annunciano. Indipendentemente dal numero, un risultato però quel fronte lo ha già ottenuto. Il rinvio dell'approdo in aula del testo di legge, segno eloquente dell'impasse nel trovare un qualche punto di mediazione tra parte del governo, che nel frattempo ha scelto di procedere al suo mini rimpasto con quelli di Nuovo Centrodestra. Primi beneficiari. Intanto a tenere caldo l'argomento è stata ancora la CEI, ribadendo una volta di più che la missione ecclesiale è quella di dover annunciare il Vangelo del matrimonio e della famiglia, difendendo l'identità della sua figura naturale, i cui tratti sono recepiti nella stessa carta costituzionale. Se la Chiesa fa il suo lavoro, come ha detto Monica Cirinà, firmataria della legge, vanno avanti le trattative all'interno dello stesso PD tra chi prova a mediare e chi, Speranza per esempio, ha definito un pasticcio la pre-adozione di 2 anni, proposta in un emendamento dal renziano Marcucci per riassorbire il dissenso. E mentre nel centrodestra prevale la linea del no, i 5 Stelle continuano con Stefano Lucidi a tener fermo il punto. Abbiamo detto che voteremo sì a questa legge, non abbiamo presentato nessun emendamento proprio per ribadire questa nostra intenzione di andare fino in fondo.
Il crack della compagnia aerea WestJet questa mattina è stato arrestato con l'accusa di bancarotta fraudolenta l'ex presidente Antonino Pulvirenti, che aveva fondato la compagnia nel 2004 insieme all'ex amministratore delegato Stefano Rantuccio. A entrambi sono stati concessi gli arresti domiciliari, 17 in tutto gli indagati, secondo quanto è emerso dalle indagini condotte dalla Procura di Catania. Nei bilanci della compagnia, che sospese i voli nel 2012 con un passivo di oltre 238 milioni di euro, perizie pilotate e operazioni illecite come la cessione fittizia del marchio e fondi trasferiti all'estero. Dopo il crack, 500 dipendenti di WestJet persero il lavoro. La polizia egiziana ha arrestato un meccanico dell'Egyptair, potrebbe essere lui l'uomo che ha messo a bordo dell'aereo russo esploso in volo lo scorso 31 ottobre la bomba che ha provocato la morte di 224 persone. Con lui sono stati arrestati anche due poliziotti ed un addetto al trasporto bagagli. E nella guerra allo Stato Islamico l'Olanda ha annunciato che parteciperà ai bombardamenti aerei nell'est della Siria. A confermare la notizia è lo stesso governo dell'AIA, spiegando che l'Olanda sarà presente con uno squadrone di 6 jet F-16 già di stanza nella regione, ma limitato finora a colpire posizioni del sedicente Stato Islamico in Iraq. E per chiudere lo sport, perché la Serie A di calcio sta per affrontare un vero tour de force con 3 giornate di campionato in una sola settimana, senza dimenticare poi che il lunedì si chiude col calciomercato. Le prossime 3 giornate, da domani a domenica 7, possono pesare sulla lotta a scudetto e non solo. Si comincia con Carpi-Palermo ed Atalanta-Sampdoria, inserato a Roma-Frosinone con Spalletti, costretto a rinunciare agli infortunati Digne e Torosidis. Subito in campo allora il nuovo acquisto al Sharawi, panchina per Zukanovic. Ma il vero clou è Milan-Inter di domenica sera. Galliani difende il suo lavoro dalle frecciate velenose di Barbara Berlusconi. Non è un Milan da Europa League e per migliorare ancora tolgo Niang dal mercato. L'Inter ha invece fretta di rinforzarsi e schiera titolare nel derby Eder, già innamoratissimo della sua nuova squadra. 3 anni di contratto per il bomber azzurro che la Samp, criticatissima dai tifosi per le molte cessioni, potrebbe sostituire con Quagliarella. Ma il tempo stringe, lunedì sera il mercato si chiude. Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ritrova l'Empoli, ma stavolta non ci sarà spazio per la nostalgia. La Juventus, priva degli infortunati Mandžukić e Asamoah, vuole arrivare a quota 12 vittorie consecutive sul terreno del Chievo. E dalla vigilia di un importante snodo di campionato fa molto discutere l'intervista concessa da Antonio Conte al magazine della FIFA. La Serie A non può competere con la Premier League, al punto che in Inghilterra considerano già fatto l'accordo fra il CT Azzurro ed il Chelsea di Abramovic. Bene, nell'ultimo servizio vi ricordo che l'informazione torna alle 6.30 con Omnibus News e quindi alle 7.30 la prima edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento.